Ma tu lo sapevi che era davvero De Pedis? A me? Lui mi aveva detto che gestiva una catena di supermercati. Sabrina, veramente? Tu non sapevi che De Pedis era un latitante? No, non lo sapevo. Io l'ho scoperto una mattina quando mia madre mi portò il giornale e c'era la foto sua e mi disse, baby, ma cocchette frequenti. Il fatto è uno di quegli episodi di cronaca su cui ancora ci si interroga. Insomma, Emanuela Orlandi e il suo sfortunato destino, tutti in qualche modo ce lo portiamo nel cuore. Desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi. Il 22 giugno del 1983 Emanuela Orlandi, 15enne, cittadina vaticana, figlia di un messo pontificio, sparisce dal centro di Roma. Anche Papa Giovanni Paolo II rivolge un appello per la sua liberazione, ma la vicenda si fa presto intricata. Dietro il rapimento si cela una rete di poteri forti, la banda della Magliana e anche i cosiddetti testaccini, a cominciare da Enrico De Pedis, qui interpretato da Riccardo Scamarcio, che avrebbero preso la ragazza in ostaggio proprio per esercitare pressioni sul Vaticano e in particolare su Monsignor Marcinkus per la sua spericolata gestione dello IOR, la Banca Vaticana, appunto. Flavio. Fin qui i fatti su cui il regista Roberto Faenza inserisce la sua visione della storia. Una giornalista inglese ma di origine italiana, Maya Sanza, è inviata a Roma oggi per fare luce sull'accaduto. L'aiuto di un'altra giornalista, Valentina Lodovini, inviata di un noto programma televisivo. Come ti chiami, piccole? No, amore, non so, mamma io. Le rivelazioni apparentemente contrastanti di Sabrina Minardi, Greta Scarano, ex moglie del calciatore Bruno Giordano e amante di De Pedis, che ridotta in un ospedale psichiatrico anni prima aveva fatto e soprattutto visto troppo. Inutile girarci tanto intorno, la tesi di Faenza già dal titolo del film La verità sta in cielo la dice lunga. Il segreto della vita, ma anche e soprattutto dell'eventuale morte di Emanuela Orlandi, secondo Faenza risiede in Vaticano. La tesi del regista è che in Vaticano ci sia un dossier volutamente tenuto nascosto che permetterebbe di capire tutto. Ma perché è stato tenuto nascosto finora? E soprattutto chi ci assicura che le cose stiano davvero così? Nel paese delle menzogne, per arrivare alla verità, bisogna incontrare molti bugiardi. Insomma, tra scienza e fantascienza, Faenza costruisce la sua versione dei fatti. Un film ingenuo, in qualche momento anche avvincente. Un giallo che trova la sua credibilità più nei momenti di finzione che in quelli di drammatica aderenza alla realtà. Ma te, beh, ti hanno tirato fuori, eh? Un po' fuori, un po' dentro. Sai come sono sti giudici? Sono stravaganti.